Un saluto a tutti i lettori di Evolution.it, io sono Andrea Ricci, qui con me c'è Gianluca Cirignano, il nostro esperto di ebook reader è l'argomento di oggi, perché davanti a noi ne abbiamo una bella selezione che vanno dai modelli del 2014 che noi abbiamo potuto provare quest'anno appunto, però abbiamo anche qualche evergreen, parleremo anche di qualche modello dell'anno scorso che comunque rimane uno dei migliori. Esatto. E spoiler Paperwhite. E la nostra selezione di oggi è qui perché vogliamo appunto trovare dei vincitori, diciamo. Vogliamo trovare, vogliamo fare un'analisi rapida delle varie categorie. Funziona così: quando faccio la recensione di un ebook reader, quasi sempre ho dei commenti sotto che mi chiedono: ma questo e-reader va bene per me, questo non va bene. Io devo sempre andare comunque a dire: va bene per una certa tipologia, non va bene per un'altra. Tu che lettore sei? Una volta capito questo, allora decidiamo qual è il miglior e-reader per ogni tipologia. Comunque, e quali quello sono più soddisfacente. Le fasce di oggi? Ma allora, oggi parliamo di chi vuole entrare per la prima volta nel mondo degli e-reader, quindi della lettura digitale su inchiostro elettronico, senza spendere tanto, magari non è sicurissimo che sia un'esperienza che gli piace, quindi vuole provare. Intanto io inizio a muovere i dispositivi così tu metti, fai so sistema. Già quali sono i soggetti. Ah, mi stai già preparando lo spazio di lavoro. Quindi una categoria: spendere poco, avere un'ottima resa e vedere se l'esperienza di lettura digitale può piacerci. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nuovo Kindle. Il nuovo Kindle, possiamo definirlo Kindle Touch, come alcuni l'hanno chiamato, o semplicemente Kindle, come lo definisce Amazon. Il nuovo Kindle costa 59 euro nella sua versione base, che è quella con gli annunci pubblicitari. Ma gli annunci pubblicitari di Kindle non sono fastidiosi, sono soltanto nella lock screen e sono soltanto in un piccolo banner sotto, non danno mai disturbi, non danno mai fastidio quando si sta leggendo un libro, quindi non danno problemi. 59 euro avete uno schermo decente, avete un sistema che funziona molto bene, è molto rapido, è molto funzionale. Avete un sistema che è semplice, quindi anche chi è la prima volta che utilizza un e-reader magari non è tanto avvezzo a usare le nuove tecnologie, non ha un tablet o non ha uno smartphone perché non lo vuole avere, però vuole provare gli e-reader, allora con questo sistema e con lo store Amazon va sul sicuro. Abbiamo tra l'altro qui, tanto per vedere un po' di differenze, il vecchio entry level di Kindle. Questo è il mio. Questo è il Kindle di Andrea su cui lui legge tutti i suoi bei libri. Esatto. E beh, io devo dire che sono molto carini entrambi. A me piaceva molto il modello dell'anno scorso perché aveva i pulsanti. Anche a me. Più comodo secondo me rispetto al touch. Sì. E poi notavo una cosa, effettivamente il Kindle dell'anno scorso è molto più sottile. È più sottile, più leggero. Comunque è veramente, veramente sottile e leggero rispetto al modello dell'anno scorso. È anche più maneggevole, devo essere sincero, questa nuova plastica utilizzata da Amazon sul nuovo Kindle è un po' scivolosa, non è proprio questa è gommata, quella no, un po' fastidioso, però rimane che per 59 euro è il prezzo con cui si può portare a casa il Kindle più economico che Amazon ci propone, e secondo noi è il nostro assoluto vincitore. Forse rispetto a tutte le categorie, perché comunque ti permette di entrare senza spendere, cioè quanto costa? 15 euro un libro comprato nuovo, 3-4 libri e ti sei fatto un ebook reader e puoi provare un'esperienza di lettura diversa, risparmiare qualcosa sugli ebook, anche se lì poi il discorso si amplia, si parla di IVA e cose che adesso non ci competono, però provare una cosa un po', una comodità un po' diversa che non tutti hanno testato. Però ci sono altri dispositivi che adesso andiamo a vedere, che sono quelli che hanno un prezzo decisamente maggiore e sono quelli che noi consideriamo i cosiddetti top di gamma. Sì, li possiamo chiamare tranquillamente così, soprattutto perché adesso abbiamo forse i due che sono veramente i migliori che abbiamo, che io ho potuto provare. Allora, ritroviamo un prodotto di Amazon che è il Kindle. Voyage. Questo non è il Kindle Paperwhite che avevamo visto l'anno scorso e che è ancora attualmente in commercio sul mercato. Voyage, infatti, noi ce l'abbiamo avuto grazie a mezzi magici e strategie, non è ancora disponibile in Italia. Speriamo che spero veramente, soprattutto per chi vuole un e-reader che dà delle soddisfazioni perché ottime. A me sembra veramente fantastico. Il primo ebook reader, se non sbaglio, che ha appunto il display a filo con la cornice. Non è proprio il primo, nel senso che ci aveva provato Kobo, però non era venuto proprio così a filo perché c'era uno strato in mezzo. E parlando di Kobo, abbiamo Kobo che invece l'ha abbandonato il display a filo, però ci ha regalato un altro paio di novità interessanti. Vabbè, allora, questo è l'Aura H2O, è l'evoluzione dell'HD.
non evolve tantissime cose. Abbiamo un display con un miglior contrasto, la fronte illuminazione è un po' più brillante, un po' più piacevole, soprattutto è impermeabile e ha una certificazione che lo rende anche resistente alla polvere oltre che all'acqua. Cosa vuol dire? Che finalmente quando vado in piscina o vado al mare non mi devo più portare il vecchissimo Kobo che non funziona granché bene per paura di rovinare quello nuovo, ma vado con questo e non ho problemi. Allora, qui stiamo parlando di due dispositivi che sono piuttosto diversi in realtà. Sì, abbastanza. Perché appunto devo dire che si vede subito che il Kindle il form, è più compatto, il form factor è un altro, è compatto e è sicuramente più piccolo e leggero. Invece questo Kobo è un pochino più grande. Diciamo che si fa sentire un pochino della lettura con una mano sola il Kobo. Questo è impermeabile, abbiamo è detto. È impermeabile a 6,8 pollici contro i 6 classici del, del Kindle. Prezzi siamo sui 179 per il Kobo Aura H2O. Okay. Quello è 199 versione di base, però dollari in dollari. America. Se funziona come spesso funziona, dovrebbero essere a 199 euro per questi due top di gamma che comunque regalano entrambi soddisfazioni. Belle soddisfazioni. A dire la verità, io se non fosse per l'impermeabilità avrei preferito il Voyage, perché i tasti e il sensore di luminosità ambientale vanno a veramente cambiare tantissimo l'esperienza di utilizzo e diventa veramente comodo. L'impermeabilità mi convince parecchio, vi dico perché, perché ci leggo nella vasca da bagno. Lo dico sinceramente. Il Kindle per questioni di sia fedeltà al brand, che perché comunque si parla dello dell'ecosistema, lo store di Amazon, è una bella che ha una quantità di libri piuttosto impressionante. Se sì, comunque diciamo che se siete degli utenti che vogliono il top, ma non espertissimi, che non vogliono stare a perdere la testa con store alternativi, l'ecosistema Kindle fa la differenza. Io qui vedo una parola ultra, questo è un top di gamma? È quasi un top, per l'azienda è un top di gamma. Questo è il Pocketbook Ultra che abbiamo visto a Berlino. Visto a Berlino e ci aveva sorpreso a Berlino per quella cosa lì, che è la fotocamera. Voi direte, un e-reader con la fotocamera, che ci faccio? Allora, sia chiaro, non ci fate le foto da mandare per Natale ai parenti come cartoline, perché non c'ha questa qualità esagerata. Le foto vengono a colori quando le andate a vedere sul computer. Qui le vedete con lo strano effetto dato dalle ink. La comodità maggiore della fotocamera è il riconoscimento dei caratteri OCR. Punto un testo, gli do un po' di tempo per lavorare, non è velocissimo, e lui mi riconosce il testo e me lo trasforma in un carattere digitale, in modo che mi posso, per delle brevi porzioni di testo, fare rapidamente degli appunti da modificare. Perché non l'abbiamo messo fra i top, diciamo, di non gamma? Non l'abbiamo messo fra i top di gamma perché, seppur il software è stato aggiornato e migliorato, non è reattivissimo. Contrariamente a quanto mi aspettassi, abbiamo provato un altro pocketbook, il Sense, che nonostante venga considerato forse un modello leggermente inferiore, ha una maggiore reattività e sono sicuro che sono problemi software. Non l'abbiamo messo fra i top di gamma, come non l'abbiamo messo fra i top di gamma neanche lui, perché i tasti posteriori, che erano una delle novità, che una delle caratteristiche che più mi colpivano, che più di solito trovo interessanti in un e-reader, non sono così comodi. Vi chiederete perché? Perché quando io vado ad utilizzarlo per fare funzionare i tasti posteriori di questi e-reader, devo applicare una pressione abbastanza forte e soprattutto con un angolo di quasi 90 gradi rispetto alla parte posteriore. Cosa vuol dire? Che se tengo il reader classico, nel mio mondo classico, così, non posso premere di lato, non si attiva, non funziona ed è scomodo, mi costringe a cambiare posizione, cliccare e tornare alla posizione originale. A questo punto tanto vale che uso il touch come in tutti gli reader classici. Giusto per trovare dei punti in comune fra i vari dispositivi che abbiamo trovato, da questo ragionamento escludiamo il vecchio Kindle dell'anno scorso. Il Kindle da 59 euro è l'unico senza retroilluminazione. È l'unico di questi senza la retroilluminazione. Però tutti, se non sbaglio, sono touch. Sono tutti touch, esatto. Non tutti hanno dei tasti fisici. Non tutti hanno dei tasti fisici. E tutti gli altri 4 prodotti, quindi due Pocketbook, il Kindle Voyage e il Kobo Aura H2O, sono tutti retroilluminati. Sono tutti fronte illuminati. Fronte illuminati. Sono tutti fronte illuminati, che è una cosa che mi chiedono in tanti anche questa. Cosa vuol dire fronte illuminati? Non è fastidioso per la vista? No, perché? Perché immaginate lo schermo del nostro e-reader, qui nel bordo, nella cornice, ci sono dei LED. Questi LED si accendono e grazie a una pellicola che viene messa sopra vanno a distribuire la luce, e quindi è come se la luce fosse davanti, come quando voi leggete un libro e avete una torcia che illumina lo schermo. Cosa vuol dire però anche? Vuol dire che fra un sistema di fronte illuminazione e l'altra, che sulla carta sono lo stesso, ci sono differenze, perché cambia la pellicola sopra lo schermo e alcune vanno meglio, come quella di Kobo, come il nuovo Kindle. Alcune, come per esempio il Pocketbook Ultra, non sono proprio così ottimali.
Ricordiamoci poi che se non sbaglio il Kindle di Amazon è quello un pochino più limitato a livello di formati letti. Il Kindle di Amazon ha questo problema, così possiamo definirlo, di non leggere gli EPUB. Cosa sono gli EPUB? Sono il formato più utilizzato comune da tutti gli altri store e dalle biblioteche, perché comunque anche nel nostro paese ci sono diverse biblioteche che ormai prestano gli ebook. Cosa vuol dire? Vuol dire che legge solo gli AZW, gli AZW3 e i MOBI come formati famosi. Però quando io voglio andare a comprare in un altro store o comunque farmi prendere in prestito un libro da una biblioteca, sul Kindle ho difficoltà a importarlo, non posso utilizzarlo a meno che non sia un MOBI con free, non protetto dai diritti. Quindi va molto bene se siamo intenzionati a comprare i libri da Amazon. Se volete provare altri store senza avere problemi, senza dover stare lì a impelagarvi in situazioni complicate, allora no, il Kindle non è che faccia proprio non per solo voi. Il Kindle, tutti i Kindle ormai sono gli unici che non hanno la memoria espandibile. Non hanno la memoria espandibile. Invece Pocketbook e Kobo Aura H2O hanno, talvolta sotto degli sportellini, l'espansione tramite microSD. Che sono Kindle schermi, cerca di venirci comode incontro dandoci uno spazio di archiviazione limitato sul suo cloud. Non è male. Non è la stessa cosa. Però se io non ho un hotspot wifi e non mi sono comprato il Voyage, che nella versione col 3G va a costare 269 dollari, 289 con la senza pubblicità, se sono in giro e non c'ho un hotspot voglio scaricare il libro, è un pace del cloud, non me lo scarico. Benissimo, quindi noi abbiamo trovato, diciamo, i nostri vincitori di oggi. Ripeto, secondo me, io dovessi fare la mia personale preferenza, considerato quanto leggo, ricomprerei lo stesso Kindle che già ho, cioè praticamente il modello base da 59 euro, per il semplice fatto che alla fine mi basta. Ti basta. Non so te che sei un lettore più accanito. Io devo dirti la verità, sono molto 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 contento dell'esperienza che ho avuto con il Kindle Voyage. Sono veramente, io leggo tanto sui reader, quindi può anche starci che vada a spendere quella cifra. Se però cercate un buon compromesso fra qualità e prezzo, allora, come avevo spoilerato all'inizio, probabilmente il fatto che adesso sullo store di Amazon possiate prendere il Paperwhite a 99 euro dovrebbe farvi virare verso quel prodotto. Perché? Perché il rapporto qualità-prezzo di un Paperwhite a 99 euro è buono. È davvero buono. Aveva dei problemini, non enormi, qualche problemino col fronte illuminazione, non il contrasto del Voyage è leggermente migliore, però comunque alla fine l'esperienza non è male. C'è anche da citare, che non abbiamo qui ma poi proveremo, il Tolino Vision 2, che è uscito da non molto. Da citare perché? Perché Tolino è un'azienda che nel giro di poco tempo in Germania ha spodestato Amazon nella vendita di e-reader. Adesso il più venduto come a livello di e-reader è Tolino. Il Vision 2 ha diverse particolarità interessanti, costa parecchio anche lui, siamo sui 150 euro. Una delle più particolari è che si può cambiare pagina con un tap così a caso sulla parte dietro, però non sembra molto male, sì, è curioso da provare. Allora, noi, giusto per chiudere qui il video, vi ricordiamo che di tutti questi prodotti che vedete sul nostro tavolo trovate la recensione ovviamente su evolution.it, sono tutte, quasi tutte forse, recensioni che hai fatto tu, quindi gli ultimi sì, sono prodotti che conosci bene e di cui noi abbiamo deciso di darvi il nostro parere. Questo era un formato un po' nuovo per Evolution, un nuovo formato di video che spero vi sia piaciuto e spero che vogliate continuare a vedere. Ovviamente se c'è qualche suggerimento, qualche cosa che volete dirci, non esitate a commentare, sì, con il box sapere qui sotto, con quello di Evolution, di quello Evolution sul, che ovviamente trovate nell'articolo. Articolo al quale potete accedere tramite il link presente nella descrizione qua sotto, dove anche trovate tutti i collegamenti rapidi alle nostre recensioni, così almeno fate prima, le trovate anche è molto molto più comodo. Ovviamente, ripeto, che se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, condividerlo con i vostri amici sui social, e però se non vi è piaciuto fateci sapere nei commenti perché e che cosa vorreste vedere dai nostri prossimi video. Noi ci salutiamo qui per evolution.it, Andrea Ricci, Gianluca Cerignano. Ti è piaciuto questo video? Allora clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Facendo così ci aiuterai a crescere e a creare dei contenuti sempre migliori. Puoi continuare a seguirci cliccando sul pulsante iscriviti al canale e puoi rimanere in contatto con noi tramite i nostri social, Twitter e Facebook, dove potrai tra l'altro interagire direttamente con noi e porti le tue domande. Aiutaci a crescere e avremo modo di proporti recensioni e video sempre più belli.